Grazie allo screening preventivo che abbiamo effettuato nel nostro comune siamo riusciti ad isolare anche diversi positivi asintomatici e ad oggi ci sono solo 19 persone contagiate. La situazione piano piano sta rientrando, lo dichiara il primo cittadino del comune di Pollica, Stefano Pisani. Comune di Pollica, insomma, recentemente ha avuto un piccolo picco di contagi che però abbiamo con grande rapidità e attenzione governato e abbiamo messo in sicurezza il comune in 10 giorni con uno screening molto accurato della popolazione che ha portato all'effettuazione più o meno di 1200 tamponi che ci ha consentito di rilevare anche dei positivi asintomatici che avrebbero comunque potuto compromettere ulteriormente la nostra piccola realtà locale. In tutto siamo arrivati a un picco di 29 positivi, adesso siamo a 19 e mano a mano oramai siamo in discesa e stanno tutti un po' guarendo. Questo non ci deve assolutamente far abbassare la guardia, bisogna essere sempre molto attenti, bisogna proseguire l'attività di controllo, ma soprattutto bisogna partecipare attivamente al governo della pandemia da parte dei singoli cittadini con delle norme di buon senso oltre che previste dalla legge e dalle ordinanze sindacali. Abbiamo eliminato le ulteriori misure restrittive che avevamo adottate inizialmente come comune e contiamo, penso a fine mese, di ritornare con zero casi positivi. Non mi piace dire COVID free perché purtroppo, pur avendo una realtà locale che nel tempo si è distinta per l'assenza di contagi, se nel contesto regionale o nazionale il Covid non viene definitivamente sconfitto, è molto difficile pensare ad una ripartenza. Quindi è inutile illudersi, oppure guardare alla Sardegna che attualmente è zona bianca. La Sardegna è zona bianca perché ha dei requisiti geomorfologici e di configurazione territoriale molto precisi, è un'isola. Quindi è molto più semplice controllare i punti di accesso, ma comunque non bisogna abbassare la guardia.